Ciao a tutti, sono Luca Colombo. Sono qua a costruire alcuni preset per questo nuovo processore che si chiama Zoom G5, che è di una flessibilità e comodità estrema. La prima cosa che faccio è accordare la chitarra qui. Tanto che accordo, vi spiego, sto usando il dispositivo in diretta all'interno di un Vox NT50, una testata che è abbastanza sull'onda del Vox AC30, con una risposta flat, per cui senza particolari colori né verso gli alti né verso i bassi. Quindi sto cercando un suono che sia riproducibile poi su qualsiasi tipologia di amplificatore. Chitarra in questione è una PRS, quindi questa è una sonorità abbastanza ad ampio raggio, quindi può avvicinarsi al suono di Gibson e di Fender, quindi mi permette di creare delle regolazioni che siano utilizzabili su entrambe le chitarre. Parto da un suono clean, questo è il suono chitarra amplificatore, quindi senza nessun colore. La prima cosa che faccio, adesso qua vedrete delle operazioni molto più veloci di quelle che sarebbero necessarie, perché ho già preimpostato la regolazione dei singoli pedali che sto per andare a utilizzare. La prima cosa che metto è un RC Boost, cioè un boost leggermente distorto, quindi questo va a dare un primo stadio di preamplificazione al suono. Poi, il secondo effetto che vado a mettere invece è un distorsore un po' più cattivo, qui viene denominato Red Crunch, quindi fondamentalmente appartiene un po' alla famiglia sicuramente dei pedali high gain. Se io andassi a usare solo Red Crunch senza il primo stadio di preamplificazione, il suono sarebbe ugualmente distorto, ma leggermente più leggero. Diciamo che entrambi i pedali combinati mi permettono di avere più facilità sui suoni legati. Poi vado ad aggiungere per esempio uno stadio di noise gate, e qui dal menu io vado proprio ad aggiungere un modulo vero e proprio. Qui faccio add, lo posiziono nel punto preciso, decido di metterlo dopo il secondo distorsore, così almeno vado a levare il soffio che si può generare dalla sommatoria dei due distorsori. Così praticamente il suono è estremamente silenzioso. Abbassando il volume della chitarra, io riesco ad avere una buona interazione dinamica, come se utilizzassi un amplificatore. Poi, andando avanti, io, ecco, con lo scroll posso andare a selezionare i vari banchi e i vari singoli pedali, quindi come se avessi una catena di pedali numerosi che non sono necessariamente solo i quattro indicati qua, ma come se idealmente fossero al di fuori della pedaliera e li potessi far scorrere. Qui avevo già preselezionato un delay. Qui uno spring reverb. Dopodiché faccio una memorizzazione della patch nella locazione di memoria che mi interessa.